Ma sì, buonasera! Come mi vedi? Umbriate. Eccolo. Stazza zitto tua amica, va bene? Perché la raccomandazione del cardinale non è servita proprio a niente. L'hanno scartata. Quello l'aveva detto che era difficile. Senti, ha promesso che può fare molto di più per farla entrare in quel reality la pupa e il secchione. Oh. Veramente? Aspetta un momento. Piccolina, mamma, che dici? Hai detto zio che è più facile per entrare nel reality la pupa e il secchione. Wow, bella, la voglio fare la pupa. Che dice la ragazza? Avevo fa la pupa. No, mi dispiace, pare che è rimasto solo il secchione. Butto ce l'hai, ma che basta. Tobio! Nonno! Tobio! Ma che è sto Tobio? Poi in tanti anni che faccio il mammoletto non ho mai capito perché gli inglesi lo chiamano Tobio e in Italia lo chiamano ammettore. Non ho mai capito. Comunque vi devo salutare. Qua è il telegramma. L'unica cosa che vi dico, statevi attenti perché le case sono un inferno. L'inferno è un'ossessione. Che cos'è? È un'ossessione. Un'ossessione? Che volete dire? No, che voglio dire che Gustavo, voi lo vedete calmo, ma pure Gustavo, dalle e dal, pure spalla. Più lo portate su, e più lo lascia cadere. Più lo portate su, e più lo lascia cadere. Più lo portate su. Non so se vi siete resi conto che c'ho un piccolissimo difetto. No, piccolissimo non mi ci batte sono. Continuamente la palpebra dell'occhio sinistro. No, la palpebra c'è sfuggita in Non è il tempo che ci manca, ma il coraggio di cambiare la nostra vita. Preferiamo ripetere le abitudini, la routine, tutta la quotidianità, come se questo ci rendesse immortali. È meglio che continuo a fare così, così mi salva. No, è solo paura. Abbiamo solo paura di cambiare, come quel signore al quale si sta incendiando la casa. Allora gli dicono: esci fuori, e lui risponde: no, no, e se fuori piove? Ma come, tu stai morendo appicciato? La paura. La paura del nuovo è talmente forte che ci fa ignorare quanto è brutto il vecchio. Ce lo nascondiamo a noi stessi. Io avevo una famiglia che era un inferno che mi ero costruito da solo e preferivo non vedere pur di non cambiare. E allora dicevo che non avevo tempo, ma perché ci ostiniamo a chiamare tempo quello spazio passivo di attesa, attesa che gli eventi facciano quello che noi dovremmo fare al posto nostro? Non è tempo. Il tempo è un'altra cosa. Questo non è vita, è sopravvivenza. Il tempo è quello vissuto, non quello fuggito. L'umanità ormai campa 120, 130 anni e continua a scappare dal tempo. Viviamo il doppio dei nostri antenati fino a 40 anni fa, che vivevano 50, 60, 70 anni, e non abbiamo il tempo nemmeno di chiacchierare con i nostri amici, con le persone a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene, perché abbiamo paura di leggere negli occhi di quelle persone il nostro fallimento.